Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giampaolo e questo è Ciccio Benza. Come avete visto dal titolo, oggi vi voglio raccontare che cosa ho fatto alla Ducati. Ma per raccontarvi che cosa ho fatto alla Ducati, vi devo anche dire che cosa era successo, perché oggi siamo in sella alla Ducati, ovviamente, come potete vedere, e quindi è importante sapere che cosa sia successo alla moto. Molto molto semplice: la moto aveva un problema all'iniezione, come potete tranquillamente vedere nel video di cui vi lascio il link qui in alto nella scheda. Problemi di iniezione che Ducati Padova ha riscontrato erano legati alle piste dell'iniezione sui corpi farfallati. Mi ha detto che le piste erano bruciate, quindi presumo la parte elettronica che c'è installata sui corpi farfallati. Grazie a Ducati Padova, che l'anno scorso, quando ho comprato la moto, mi ha esteso per 12 mesi ulteriori la garanzia su tutti i ricambi, mi ha permesso di cambiare i pezzi assolutamente gratis. Parliamo di più di 2000 euro di ricambi, quindi non poca roba. Quindi grazie Ducati Padova, assolutamente. 7.49, i motociclisti cominciano ad esserci. Ho ritirato la moto da qualche giorno, che bello, che bello, che bello, e finalmente siamo di nuovo in sella. Perché se vi ricordate, qualche settimana fa, già che avevo portato la moto in officina a fare questa manutenzione, ho deciso di acquistare alcuni accessori. Quindi ho deciso di fare un video presentazione della mia motina e tutti gli accessori, non solo gli ultimi che ho montato, ma anche quelli che ho montato prima, sulla moto. Per fare questo video siamo in un luogo veramente d'eccezione, perché siamo in Cadore. Bellissimo Cadore. Cosa cominciamo? La moto è una Ducati Multistrada 1200 DVT Pikes Peak del 2016, che ho acquistato l'anno scorso, più o meno in questo periodo, fine luglio era, se non erro, quindi primi di agosto, con circa 29.000 km, una cosa del genere, 28.000 km. Bicilindrico, circa 140, poco più credo, cavalli dichiarati dalla casa, edizione sportiva della moto, costruita per celebrare le vittorie di Ducati alla mitica gara di salita Pikes Peak, gara americana, fighissima. Vi invito a cercare su YouTube dei video, perché è veramente una gara bellissima da vedere. Oltre a carbonio a profusione, buttato proprio così, a manate, a pioggia, le due sospensioni, quindi anteriore e posteriore, full Ohlins, che vanno ad eliminare in questi modelli specifici le sospensioni attive, ok? Quindi la moto non ha più le sospensioni attive, ma delle sospensioni convenzionali, ma full Ohlins, e il bellissimo scarico Termignoni di serie. La moto viene venduta con questi accessori più, appunto, una bordata, una pioggia di carbonio. Alla moto ho fatto onestamente pochissime modifiche prima di queste settimane. Mi sono limitato a installare un supporto serbatoio della Givi per poter montare le borse di tipo tank lock, molto molto comode, poi magari ve ne parlerò in un altro video, che sono veramente un prodotto valido e utilissimo. E poi, dopo una triste, fastidiosa caduta appena comprata la moto,
sono praticamente caduto da fermo, ho spaccato uno dei paramani, ho deciso subito di installare due cose. Una, dei paramani in carbonio, ovviamente, per aumentare la lussuria di questa moto, aggiungere un altro livello di meraviglia alla moto. E poi ho installato subito le protezioni rigide in acciaio per le mani, si chiamano Bark Buster, ho probabilmente anche il link di questi, e sono veramente fighi perché sono delle barre d'acciaio che si montano al manubrio e che proteggono tutto intorno i paramani. Sono di derivazione enduristica o cross e servono ovviamente a evitare di sfasciarsi le mani sui rami quando si sta facendo dell'attività di enduro. Duregna. Sono fighissimi e oltretutto fanno sì che quando la moto malauguratamente si debba appoggiare, proteggono ampiamente i semimanubri e tutto il comparto, leve freni, paramani e quant'altro. Sono veramente molto molto fighi, non costano pochissimo, ma sono ultra solidi, hanno dei supporti veramente molto fighi e si installano con molta molta fatica e molte molte bestemmie, assolutamente. Assolutamente sì. Ciao, mare delle bestemmie che a sera e come un tai de notte a stare di spera, se mi impiega 4 ore a montarli è una roba folle, perché poi hanno tutto un loro meccanismo per inserirsi all'interno dei pesi e dei semimanubri, che cioè, un ingegnere aerospaziale sarebbe stato utile quella sera. Vabbè, basta. Praticamente per un anno non ho montato nessun accessorio. Poi cosa è successo? Quest'anno ero lì che mi guardavo le mie cosine online, mi studiavo quali video avrei potuto fare per il canale, che giri e viaggi e moto avrei potuto fare quest'anno, e mi è venuto uno sprizzolo folle, una voglia incredibile di andare a fare l'eroica. Tutti l'eroica, ecco che do coglioni. Ah, tutti che va a fare l'eroica, che do bye, tutti l'eroica. Beh, scusate, mi compro un multistrada, facciamo multistrada e poi vo fare solo asfalto. No. Allora ho deciso che quest'anno voglio andare a fare l'eroica. Per andare a fare l'eroica ho deciso di fare due cose molto fighe, molto molto fighe secondo me. La prima appunto è quella di acquistare una serie di accessori speciali sulla moto che trasformano di fatto la versione che ho io, Pikes Peak, in una versione enduro. Quindi la mia sarà una Ducati Multistrada 1200 Pikes Peak Enduro Edition. Che cosa ho montato? Allora, partendo dal basso, ho acquistato il paramotore originale Ducati, che credo sia prodotto dalla Touratech, ma non sono sicuro, devo andare a guardare, che va a sostituire il paramotore originale, che è molto più piccolo e molto più leggero, con una versione iper resistente, iper solida. Oltretutto con questo colore grigio dona un look ancora più aggressivo alla parte bassa della moto, perché prima era nero, quindi molto molto figo, veramente fighissimo. Ho deciso di installare i supporti paratelaio, sempre originali Ducati, prodotti da Touratech, color acciaio. Rispetto ai supporti Givi e ad altre marche, hanno ovviamente il vantaggio di essere stati progettati appositamente da Touratech per Ducati e fittano perfettamente sui supporti motore e sul supporto telaio, garantendo quindi una iper protezione. Sono veramente grossi e solidi. A questi, già che ero lì e avevo bisogno di migliorare l'illuminazione della moto, io ho il terrore andando via di notte di non vedere, e quindi i fari per me sono fondamentali, ho deciso di acquistare il kit fari a LED originale Ducati, la versione vecchia, mi raccomando, non quella nuova, quindi la versione argento, non quella nera. La versione nera nuova ha un comportamento di illuminazione leggermente diverso, ma soprattutto mi sono stati sconsigliati perché hanno diversi problemi di filtrazione d'acqua, mentre invece quelli grigi, la versione precedente, no. E quindi ho installato quelli, che tra l'altro si installano sul sistema originale e quindi permettono di utilizzare il pulsante di accensione dei fanali direttamente sul blocchetto sinistro. Molto figo, fanno una bella illuminazione. Infine ho aggiunto a questi accessori anche le due reti per la protezione dei radiatori dai sassi, quindi
sia radiatore a olio che radiatore acqua. Retina sempre argento, molto molto bella, sempre originale Ducati. Tutti questi accessori costano un fottio, non ce lo nascondiamo, vero? Costano veramente molto e sicuramente più degli accessori non originali che ci sono in commercio, ok? Ma di diverse centinaia di euro in meno. Beh, fari a LED, voglio dire, trovate su Amazon dei LED anche da 50 euro. Mentre invece questi partono 300-400 carte per comprarli. Il paratelaio idem, il paratelaio della Givi costa intorno ai 140-150 euro, questo ne costa 300 e passa. Le retine olio e acqua, anche quelle costano un po' di meno. E infine il paramotore inferiore, anche quello se ne trovano aftermarket a cifre più basse. Perché io ho scelto gli accessori originali? Per un semplice motivo: moto era ancora in garanzia e ho preferito fare tutti questi lavori direttamente in Ducati Padova, insieme alla manutenzione e al tagliando oltretutto, e perché effettivamente alcuni di questi accessori, vedi fari a LED, vedi il paratelaio, mi sono sembrati molto più di qualità quelli originali, o meglio quelli prodotti per la moto da Ducati, piuttosto che quelli aftermarket. Questi sono i motivi per cui ho pensato di andare in questa direzione. In sostanza, con questi accessori ho deciso di volermi cimentare in un po' di enduro leggero, diciamo. Enduro leggero, quindi sterratini leggeri e simili. Devo capire bene cosa fare, probabilmente devo levare le gomme, le pedane, vabbè, qualche altra correzione dovrò sicuramente farla. Questi sono gli accessori che ho montato sulla mia bellissima Ducati. Il Ducati Multistrada, una volta a posto, è una moto pazzesca, eh. È una moto veramente incredibile. Pregi ne ha tantissimi. Guarda, mamma mia, guardate che curve. Difetti ne ha altrettanti, sicuramente ha un sacco di difetti. Magari pregi e difetti ve ne parlerò in un video dedicato, ecco, per la livrea Pikes Peak e avere una moto un po' più, diciamo, special è una cosa che a me piace, è una cosa che a me piace veramente veramente tantissimo. Quindi poi tutto il carbonio, i cazzi, i mazzi, i frizzillazzi, no, assolutamente non potevo che prendere una Pikes Peak. Moto ha un sacco di accessori suoi di serie, vabbè, ha ovviamente tutta la piattaforma inerziale Ducati con l'ABS cornering, che è tanta tanta roba, ha quattro mappature diverse di base. Non ho ancora capito se posso costruirmi una mappatura individual, devo ancora guardarci in realtà, nonostante passato un anno. Le mappature sono le classiche enduro, che disabilita la maggior parte dei controlli elettronici, urban, touring e sport, e progressivamente riducono l'intervento dell'elettronica per quanto riguarda anti-wheeling, traction control e ABS, e regolano ovviamente di conseguenza la potenza. La moto è figa, è bella, mi piace, è comoda da solo, è comoda in due, ha una bellissima posizione di guida, per niente stancante, abbastanza dritta, ma tutto sommato comunque aggressiva nel modo giusto. La moto è veramente agile anche nel misto stretto, ti permette di fare praticamente quello che vuoi se ci sai andare. Ha una bellissima strumentazione digitale con tutte le informazioni, ha il Bluetooth che permette di collegare due passeggeri, il telefono, il navigatore, un miliardo di minchiate che io non sto usando perché ho scelto di andare su Garmin. Non ha il navigatore integrato questa versione, manopole riscaldate ovviamente, è veramente completa, veramente veramente completa. Io direi che per questo video sulla Ducati è tutto, quindi vi invito ad iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina in modo tale da essere sempre aggiornati su tutte le novità che porto sul canale. Vi ricordo che pubblico 2 video a settimana assolutamente, e gli unici modi che avete per supportarmi in questo momento sono proprio questi: iscriversi al canale,
attivare la campanellina per ricevere le notifiche, lasciare un bel like alla fine del video e commentare. Io vi ringrazio tantissimo, tantissimo per tutto quello che mi state scrivendo, per tutto quello che mi state dicendo, e vi ringrazio per tutte le visualizzazioni che state facendo dei miei video. Spero veramente che quello che sto portando sul canale vi intrattenga, vi faccia divertire sia i video del lunedì che i video del giovedì. E dal meraviglioso Cadore direi che è tutto. Ciao!